deve essere una capacità di poter guardarci su un piano paritario con il Movimento 5 Stelle. E se così è nel nostro campo, nel campo del centro-sinistra, valgono le regole del centro-sinistra. E le regole del centro-sinistra sono regole democratiche e trasparenti. Questa è una fase costituente con la quale noi chiamiamo alla raccolta tutti, movimenti civici, singoli, associazioni. Quelle successive, dopo il congresso, noi chiameremo ancora una volta alla raccolta tutti, col metro aperto. E mi auguro che saranno assemblee come quella dei ragazzi, che è andata benissimo, lì sì, mi sono sentita a mio agio perché c'è stata aria fresca, persone nuove, proposte pratiche, semplici, ma anche sorriso, allegria. E quelle regole sono le regole nostre. Diceva bene Antonio, diceva bene Lorenzo, dicevano bene tanti quelli con cui partecipavano alla discussione nei giorni scorsi. Nelle regole nostre ci sono le primarie che affrontiamo sul partito a febbraio e ci devono essere le primarie di coalizione con cui chi viene nel campo progressista accetta i metodi progressisti. Io non capisco perché dobbiamo rinnegare un metodo e richiuderci di nuovo nelle segrete stanze soltanto perché adesso arriva qualcuno che fino all'altro ieri le segrete stanze le faceva sulla piattaforma, oggi non riconosce il metodo unico, fondativo e statutario. Poi approviamo lo statuto, io sono contentissima se lo portiamo e finalmente lo definiamo, che è un'altra modalità, si chiude, che è un'altra modalità. Per me questa fase va affrontata così. Il congresso sarà una fase nella quale la grande opportunità è fortissima e ci determina un grande rilancio. I rischi sono chiari e la colla dell'unità deve essere più forte delle torsioni, delle diversità che ci saranno nei candidati, nelle emozioni. Ci dà un rilancio per la fase successiva? Sì. Secondo me ci dà un rilancio per la fase successiva in Molise prepotentemente. La viviamo sentendoci secondi? No, credo che l'abbiamo detto tutti, dal segretario a tutti gli interventi che ho sentito, allora ne derivino le conseguenze. Le conseguenze sono quelle che ha detto Antonio, le conseguenze sono a dare pieno mandato al segretario al tavolo di trattativa partendo dai 5 Stelle, immaginando di poter stare anche con i moderati che ci possono stare, ma sapendo bene che il PD in quella fase non ci arriva, pensando che poi alla fine, magari allungando i tempi, come sento dire dopo Lazio, dopo tutto, allungando i tempi arriveremo alla fine e dovremo subire le decisioni di qualcun altro. A quel punto noi non ci stiamo. Siccome non mi fido di nessuno, né dei presunti moderati né degli amici dei 5 Stelle, io dico che queste cose devono definirsi nel più breve tempo possibile. Che le regole di ingaggio al tavolo del progressismo devono essere chiare e che a quel tavolo io do pieno mandato al segretario perché sono sicura che terrà alta la bandiera del Partito Democratico.